Iniziamo una serie di video che vanno ad approfondire meglio il codice deontologico dello psicologo. Ahimè, molti psicologi non lo conoscono, quantomeno non lo hanno mai approfondito in tutti i suoi articoli. Ritengo sia fondamentale conoscere quali sono i diritti, ma soprattutto i doveri dello psicologo in modo da evitare abusi di professione. È oltretutto importante approfondire l'argomento perché alcune prove dell'esame di Stato sono legate proprio ad articoli del codice. Partiamo dunque a vedere in questo video le quattro finalità ispiratrici del codice deontologico. Le prime tre finalità sono legate alla tutela di terzi. Vediamo la prima, che è la tutela del cliente, che è presente negli articoli 9, 11, 17, dall'11 al 17 e 28. Poi c'è la tutela dei colleghi, che rimanda ai principi di solidarietà e colleganza. In questo caso si parla degli articoli 35 e 36. Poi c'è la tutela del gruppo professionale, e per gruppo professionale si intende il gruppo psicologi, riguarda principalmente il decoro della professione e l'autonomia rispetto ad altre professioni. Gli articoli sono gli articoli 6 e 8. Infine, l'ultima finalità ispiratrice del codice deontologico è la responsabilità nei confronti della società. Lo psicologo ha come obiettivo quello di promuovere il benessere psicologico di individui, gruppi e comunità ed è per questo motivo che ha una grande responsabilità nei confronti della società. Gli articoli sono il 3 e il 34. Secondo Calvi, questi principi sono raggiungibili tramite quattro imperativi che devono guidare lo psicologo. Il primo imperativo è bisogna meritare la fiducia del cliente. Poi bisogna possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente. Lo psicologo è infatti tenuto a rinunciare all'incarico nel momento in cui non sia o non si senta sufficientemente competente o preparato a rispondere alla domanda del cliente. Nello specifico, gli articoli che parlano appunto di questo importante bisogno sono gli articoli 5, 22 e 37. Poi è importante usare con giustizia il proprio potere ed infine difendere l'autonomia professionale sia propria che altrui.